Bologna è sempre stato per me uno di questi teatri dove tutti i direttori d'orchestra sognano di dirigere un giorno o l'altro. Cresciuto come giovane musico con le video di questo teatro. Mi trovo qui in questo fosso storico dove ci sono stati tanti colleghi davanti a bravissimi cantanti e proviamo di fare una nuova versione di un'opera che è stata cantata, suonata, vista su un scena tante volte. La regia non è esattamente al servizio della musica, ma è proprio entra in quella parte strutturale della musica quasi spiegandola. A me questo mi affascina, quasi scrivendo un altro spartito, uno spartito per analfabeti, che anche chi non conosce la musica poi è in grado di leggere la musica vedendola sulla scena. E quindi ogni idea per me un po' è guidata da questo, non metto mai cose che si sovrappongono in modo, come dire, schiacciante alla musica, ma cercano di infilarsi negli interstizi e se devono proprio fare un'azione è quello di farli esplodere dall'interno. È sempre una bellissima emozione far musica con amici e con mio compagno, col maestro fantastico e interpretare un personaggio così bello come Carmen. È un personaggio che mi ha sempre affascinato. Carmen dice la cosa più bella, parla della cosa più bella dell'essere umano, che è la libertà. E la chiave di volta, secondo me, è proprio questa, dire al mondo che l'essere umano è libero. Sono molto contento di reinterpretare Scamiglio e di farlo a casa, a Bologna, al mio teatro di casa. E è una visione un po' diversa dal solito Scamiglio, il regista, Pietro Babina, è molto affezionato a questo teatro nel teatro e quindi ha chiesto soprattutto per l'aria, per la famosa aria Votre Toste, questa citazione dello spettacolo di Fagioni di Parigi del 1980 con un illustre bolognese Ruggero Raimondi come Escamiglio e Teresa Berganza come Carmen. Quindi con Veronica faremo questa piccola citazione della scena appunto dalla regia di Fagioni.
personaggio in questa produzione è particolare, nel senso che non è un torero. Siamo semplicemente attori che si trovano al bar, praticamente in un pub, in un caffè, e mettono su uno spettacolo per i turisti. E quindi Escamillo è proprio l'Escamillo che tutti si aspettano di vedere, però non sono un tolero, sono appunto un cantante, attore che recita Escamillo. Ah, nella Carmen c'è questo aspetto del destino o della morte che è sottesa fin dall'inizio, di questo rapporto tra Don José e Carmen che è predestinato. E io, proprio partendo da questa idea, ho introdotto un personaggio che non è nella Carmen, che è il personaggio di un mago, di un illusionista, di classico del nostro immaginario del fine 800, primi 900, quindi con un bel frac, un cilindro, e che fa accadere delle cose, che è una specie di factotum magico di queste, degli eventi e degli scatti drammaturgici di questa Carmen. In questo senso ho introdotto questo elemento, diciamo così, assolutamente irrazionale, piuttosto che contare sull'irrazionalità, diciamo così, dei sentimenti della gelosia o della grande passionalità. Un personaggio è comunque sempre comunque un predestinato, è predestinato perché all'interno di una drammaturgia, è quando lui quando si apre il sipario, il destino del personaggio è già segnato. Per cui questo personaggio in un certo senso svolge diversi compiti. Alcuni sono di scatti della drammaturgia che sono, come dire, imposti da questa magia che è la storia che viene raccontata. Era come attraverso le scelte registiche si potesse condurre uno spettatore, diciamo così, meno alfabetizzato musicalmente, a comprendere quali sono le sfumature della musica, perché ci sono delle sfumature, delle cose molto, molto belle che a un ascoltatore magari meno esperto non appaiono immediatamente, mentre attraverso la regia, attraverso gli accadimenti, uno può anche entrare molto più profondamente nelle maglie della musica e capire anche delle cose musicali che ad un livello più superficiale non sono così chiare. Ogni volta quando si affronta un ruolo, per forza ci deve essere qualcosa di tuo, perché se non arriva, non è vero il personaggio. Certo, è sempre finzione, ma qualcosa da dentro deve sempre partire nel personaggio. Interpretando un ruolo come Don José c'è sicuramente un uomo borderline, un uomo violento che ha un passato forte, una madre sempre presente, e questo esce fuori sempre nei personaggi che interpretiamo. In questo caso è così, in un altro caso esce fuori altre caratteristiche del personaggio che stai interpretando, ma soprattutto ci deve essere una linea tua personale che ti aiuta ad esprimere un personaggio. Adesso io per la seconda volta faccio Don José, vai sempre a ricercare, come dice il maestro, siccome è stata un'opera fatta mille volte da grandi interpreti, da grandi direttori, cercare sempre qualcosa di migliorare quello che hai fatto prima e cercare musicalmente o anche scenicamente sempre qualcosa di nuovo. Questo è il bello di questo mestiere, questo che ci affascina e penso che affascini anche il pubblico. La tematica del femminicidio è una cosa che mi ha colpito particolarmente. E morire in quel modo sul palcoscenico non è soltanto una rappresentazione teatrale, perché purtroppo avviene molto spesso nella vita attuale. Quindi quando mi trovo anche a fare quell'ultima scena, quell'ultimo dramma, cerco sempre di non essere falsa, di non essere così superficiale, ma sempre rimanendo ovviamente con un occhio esterno, capire e provare fino in fondo quello che è la violenza maschile a volte.
momento che stiamo passando in generale è molto duro. Lavorare, fare delle produzioni con un certo spirito e cercare di arrivare in fondo a certe cose nella collaborazione con tutti, questo è, diciamo così, il mio impegno politico. Quindi per me farlo in questa situazione, in questo teatro, in questo momento, dare il mio contributo a, diciamo così, anche ad innovare un materiale, una metodologia, beh, per me è importante che nonostante le grandi difficoltà economiche che stiamo passando tutti, si riesce a lavorare bene o comunque a fare della buona arte, che non sempre l'arte deve essere vincolata a molto denaro. Ecco. E dunque è molto stimolante rifare un'opera come Carmen, è una grande responsabilità. Io con i cantanti proviamo di fare con la musica quello che Bizet ha voluto fare 120 anni fa, 40 anni fa, di fare un tipo di rivoluzione, perché non è che lui ha inventato delle cose sul punto di vista musicale, armonici o cose, lui non ha inventato niente di rivoluzionario come Wagner, ma è riuscito al punto dove Wagner già faceva sua opera, suo grande recitativo, senza aria. È riuscito a rifare ancora un'opera con arie, che per me è una cosa... Io ho scritto, io non lo dico per fare pubblicità per la mia musica, ma io ho scritto un'opera che si chiama Le cime tempestose, dove ho utilizzato Carmen come esempio. E questa forma ha ancora una vita. E ogni volta che io faccio Carmen, questa forma con arie separate mi dà l'impressione che ha ancora una vita, per esempio nel musical, che forse è la cosa più viva, più attuale di musica, che ha la stessa vitalità come il cinema. A Broadway fanno i musical con arie separate. E Carmen è l'esempio di un genere che già era finito, era quasi finito dal 75, perché Wagner scriveva queste grandi opere senza aria. E dunque lui è riuscito a provarci, ok, è ancora possibile farlo. E dunque ci vuole grandi cantanti per farlo e sono circondato dei migliori che si può, è un sogno per me. Orchestra di prima qualità, dunque siamo sulla strada per una bella Carmen, storica, lo spero.